strizio a livello capillare per poter dare all'azienda quelle informazioni fondamentali per poter capire dove poter intervenire, dover intervenire per andare o a premiare, ce lo siamo detti, questa amministrazione sta andando anche nella direzione della premialità rispetto a chi, a quegli operatori o a quelle squadre di operatori che offrono i servizi con ottima qualità, o altrimenti a dover andare a correggere laddove il cittadino segnala che ci sono, ecco, una qualità del servizio che non è all'altezza ovviamente di quello che sono le aspettative. Quindi cercheremo di capire come poter effettuare questo tipo di implementazione a partire dal nuovo contratto di servizio. È ovvio che comunque gli strumenti ad oggi tecnologici consentono anche con delle semplici applicazioni di poter fare questo tipo di attività molto semplice anche direttamente tramite un computer o tramite un telefonino. Quindi diciamo che l'innovazione che vogliamo apportare attraverso la possibilità di poter migliorare la qualità dei servizi per noi passa sempre attraverso un elemento cardine che è il cittadino, messo al centro, come in questo caso, quello che deve essere, come dire, la persona o il soggetto più titolato a poter valutare appunto la qualità del servizio. Grazie.